Perché uso YouTube, baby? Perché lo so che è una macchina di convenzione, baby. Lo so che banalizza tutto, baby. Sei meglio il messaggio, baby. Però è inutile farne uso. Usa. Usa, baby. Usa, farne uso, baby. Usa. È corretto? Ci stai dentro? Ti conformi a un formato predefinito, baby? Predefinito, baby? Oh, YouTube, baby! YouTube, baby! Perché se faccio cose scorrid, baby? Vado davanti ai musei senza permesso, baby! Lì sto fuori dalle regole, baby, almeno un po' di fai, baby. Però, baby, ho messo un vecchio, baby, aperto il radicalismo, ma, baby. Allora, cosa faccio, baby? Sto dentro il tubo, baby. Perché non attivo televisivo? Sono tra serietà di fare trasmissioni per passare il tempo mentre non dormi, baby. Sono un po' meno critico con me stesso, baby. Accetto regole di capitalismo, baby. Muoio dentro YouTube, baby. Dentro YouTube, baby, 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 baby. Sono un prodotto, baby. Un prodotto, baby. So di essere un prodotto, baby. So di essere un prodotto, baby. Ma mi annoio di notte tanto, baby. Io non dormo, baby. Non dormire, che cosa vuol dire non dormire, baby? È davvero stancante, non fa niente di notte, baby. Ha uno scopo, baby. Non lo scopo, baby. Allora faccio il video, baby. Lo faccio il video, baby. È una tristezza, baby. Accettare questo nome, baby. Questo nome che ti standardizzano, ti fanno stare dentro a dei formati. Sei un lavoratore non pagato, baby. Io lo so questo, baby. Meglio dell'analista, baby. Televisione per tutti, baby. Illusorio, baby. Allora cosa faccio? Baby, baby, boo, baby, boo, baby. Quando esponevo 20 anni fa davanti ai musei senza permesso, baby. Rischiavo cesso, baby. Rischiavo intervento pulizia, baby. Allora che se metto video di me stesso faccio queste cose, baby. Dentro YouTube banalizzo tutto, baby. Sta dentro la norma, baby. Come sono normale, baby. Mi fa stare bene, normale, baby. Mi fa stare male, baby. Cappelli, baby. Fanno solo mangiare cappelli, baby.
Fai YouTube e mangia le cappelle, baby. Mangia le cappelle, baby. Ora vengono e mi brontolano, trasgredisco perché sto urlando, gli inquilini si stanno incazzando, baby. Trovo maniera di farla bene anche facendo YouTube, baby. Stanno suonando, baby. Devo far notte e silenzio e notte, baby. Ora ti saluto, bubi. Ah, bubi, 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 baby. Oh, andiamo a cavalli, baby. Ho già pensato, baby, 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 baby. Ho già pensato, baby, 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 baby. Andiamo a YouTube, baby. No, signore, no. Faccio piano, scusi. Canti piano, piano. Stanno battendo dal soffitto, senti, baby, 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 io ti lascio, baby, io ti lascio, baby, io ti lascio, baby, io ti lascio, baby, fine dei miei sogni, baby, fine dei miei sogni, baby, fine pacifismo, baby, fine pacifismo, baby, fine pacifismo, baby. E se vuoi andare, baby, tu vai pure, baby. Non posso più cantare come già ne sapevo, baby. Sono incazzati, baby. Non fa silenzio, baby. O fa silenzio, baby. O fa silenzio, baby. Per silenzio, baby. Non posso più parlare, baby. E nel palazzo, baby. Ci sono gli inquilini, baby. Che vogliono silenzio nella notte, baby. Cioè non dormire, baby. Trasgressivo, baby. La vera ribellione è non dormire, baby. Non usare YouTube, baby. Questo ritorno alla norma, baby. YouTube è il mio letto, baby. Sono i miei lenzuoli, baby. I miei cuscini, baby. Sono i miei cuscini, baby. Questo è il modo di star buono, baby. La mia gabbia di contenzione, baby. La mia camicia di forza, baby. YouTube è la mia camicia di forza, baby. La mia pazzia è non dormire, baby. Rifiutare la notte, baby. Rifiutare il sonno, baby. Questa sera ribellione, baby, baby. Sono un ribelle, baby. Questo lenzuolo, baby, ti testimonia che non dormo, baby. Non dormo più, baby. Non sopporto i tempi sociali, baby. Non sopporto i tempi sociali. Mi fanno stare male. Mi tolgo la mia natura animale. Voglio muovermi come un gatto. Sveglio al mattino, sveglio al tramonto. Di notte vigile, sguisciante, cacciante. Di giorno dormire sul divano. Rifiutare umano. Rifiutare lavoro umano. Rifiutare tutto. I tempi del sonno non li voglio più. L'unica ribellione privata, domestica, autogestita è questa a se stessi autoriferita. Non dormire è la vera rivoluzione, quasi un suicidio, un differimento. Se dormire è un po' morire, allora non dormire è veramente suicidarsi, è veramente stare fuori dalle regole del riposo, stancarsi, addormentarsi poi mentre si va nel giorno, ovunque. Soprattutto fatica estrema nel guidare, nel muoversi, nel non cadere narcolettico, nel giorno sociale che devi tenere l'azione convenzionale. YouTube è la mia convenzione. YouTube è quello che mi riconduce all'universo del capitale, mi fa sentir normale. Mi far sentire giustamente sfruttato, ma l'insonnia è la mia rivoluzione privata, privatissima, privatissima, che non crea danni che a me stesso, al mio modo di star nel sociale. Una rivoluzione autogestita, pacifista, pacifista.
pacifista, non dormire pacifista, ti tiene fuori, ti tiene fuori, ti tiene fuori, ti tiene fuori dai principi dell'ordine capitalista, precapitalista, di notte si dorme, chi sta sveglio la notte, lavoratori, lavoratori, spie, ladri, assassini, bambini che non vogliono accettare la separazione dai genitori, che non vogliono accettare di stare nel buio con un buio doppio a negarlo, ma che buio vogliono vedere o vogliono combattere accendendo luci, lampade elettriche. Sono caduti nella trappola dell'antropocene. Trappola dell'antropocene, sono antropocenetico, ancora dico fatemi estinguere, voglio essere un gufo, voglio poter liberarmi di YouTube e la notte correre per le strade, oppure meglio in un bosco sbattere la testa, visto che non l'occhio infrarosso, contro un tronco di un leccio, di un ornello, di un albero. Sì, decorticarmi su corteccia, decorticato sangue versare, prima a casa tornare, forse mai più a casa tornare, muoversi, il primo passo per la fuoriuscita dalle mura è non dormire, aprirsi al vagabondaggio, alla perdita di abitazione, alla perdita di possesso, avere un cartone su cui stare, marginalizzarsi, ma quel cartone finisce per essere anche su una sconfitta, come stare sul tubo, più doloroso che stare sul tubo, stare su un cartone alla stazione. Siamo fratelli, ma voi più radicalmente vi state sottraendo alla civiltà, rientrandoci, dormendo sul cartone, come io veglio su questo smartphone, su questo smartphone. Certo, quando esponevo pirata abusivo di fronte a museo, in front of, venivo da forze dell'ordine redarguito, forse portato via dalla polizia. Aveva un senso questo mio credere nell'esposizione, nell'esporsi quando si ha voglia, che ogni contesto pubblico pubblicamente deve offrire a tutti possibilità espositiva, ma non veniva accettata dittatura curatoriale che sceglie, selecta chi deve esporre. Autodeterminazione negata, così ora è chiaro, sono dentro un'insalata precomposta, destrutturata, depotenziata. Sono dentro un format carcerario mediatico messo ad uso e consumo dei disperati che sperano di raccontarsi ma non fanno che riversare se stessi da un analista inascoltante per il quale finisci per lavorare tenendo acceso il tubo che ti dà modalità definite nelle quali non puoi che non stare. Allora, questo è il mio tornare alla norma, il mio dormire nel vegliare su questo letto smartphone, su questo lenzuolo tasto, su questo cuscino pulsante del volume. La ribellione, ripeto, è non dormire, l'insonnia come rivoluzione a venire, come percorso d'ingresso a un fallimento ulteriore, quello del non avere appartamento, ma dell'estenderlo alla città, all'intero mondo, appartamondo, apartheid mondo, perché comunque stai all'atto, un mondo che ti ha rifiutato e dormi forse alla stazione, forse alla Caritas, forse sotto un bidone. Ci sto pensando per uscire dalla burocrazia che mi fa paura,
che mi distrugge, mi distoglie, ma pure trovare cartoni su cui sdraiarsi, cartoni magari di Ikea su cui dormire, mi sembra questo anche molto convenzionale, saltare giù dal tetto, come saltare giù dal letto, per interrompere l'insonnia, dormire quindi per sempre mi sembra eccessivamente convenzionato, fatto apposta per renderti meno accettabile e più adeguato alla scomparsa di te stesso, che sei ormai soltanto un pezzo di lesso, ma invece resistere senza dormire, solo essere sempre vigili, sempre vigilare, mai abbandonarsi, mai abbandonati, solo semplicemente lasciati cadere nel tunnel, nel tubo del divertimento, del riversamento convenzionalamento. Pacifista rivoluzione dell'insonnia, autodiretta, individualistica, separatistica, mai più dormire, mai più accettare regola sociale, regola pure fisiologica, perché pure appartenenza a questo corpo che di ossa non può fare senza, né di muscoli, anche questa per me è schiavitù. Corpo umano, ho già detto, non bello, coperto di peli, glabro, assolutamente terrifico da ricoprire forse, e questa volontà di ricopertura che si estende sul pianeta, che ci ha ormai ucciso, che ci fa paura, di cui non possiamo fare a meno parlare mentre striscio sulla superficie liscia di questo smartphone tablet. No, sono irrigidito, convenzionato, inscatolato in questo ipercorretto strumento correttivo. È un college, è una casa di correzione, è uno strumento di contenimento in cui noi tutti divergenti veniamo convertiti, riversati, corretti. Ogni scorrettezza si fa convenzione, ogni uncorrectly e scorrectly expositivo, perché sono cattivo, perché sono... Questo non dormire è proprio ciò che più per ogni altra cosa definisci cattivo. Dormi, cattivo bambino, dormi anche tu quando tutti gli altri o quasi tutti dormono. E se esci, come ho fatto l'altra sera, e canti tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, un deserto molto interessante perché trasgredisci l'egola, dovresti stare dentro, dovresti stare nel tuo letto, dovresti non uscire, ma l'insonnia gestita senza uscire è un'insonnia anche questa prevista. Forse quest'insonnia non ha niente di rivoluzionario, è semplicemente introdotta da una normativa, da un DPL immaginario sottostante, subliminale, a cui subito aderito. Si è fatta legge che la notte ormai più non si debba dormire e che si debba vigilare, quindi doppiamente normato. Anche se sempre ho voluto essere un gatto, ho voluto essere così mantenuto da un ricco, una ricca signora in un grande palazzo in cui ho appartamento anche, in cui io sto e mi trascino di giorno da un divano all'altro e sonnecchio senza niente fare, se non riflettere, se non pensare. È come comunicazione un miagolio che non capisco nient'altro che io e che dice a me stesso e agli altri: come vi detesto, come vi detesto, vi porto via, questo è il mio testo, questo mio testo, detesto, un testo appunto gattaceo, felino, dal quale sopravviversi
Forse non è così difficile, non è un casino diventare un gatto, trasformarsi, transpescismo. Sì, voglio gatto diventare, su divano stare, di notte uscire, non dormire, ronfare. Oh, attivarsi su tramonti e su crepuscolari creature gattiche. Oh, sono un gatto che fa uso di tecnologie. Non sono un gatto dunque, mamma mia. Sono un orribile, tremendo umano con un segno della pace in mano, iperdecorato. Sono una decorazione. Sono una decolcomania. Voglio, aspiro all'inespessire, cioè la non spessore della decalcomania che si attacca ma con un niente può venire via. E questa è l'inconsistenza, come dice Diara, inconsistenza, ma consistenza dello strumento di contenimento, inconsistenza di messaggio, inconsistenza di commento, ma persistenza orribile di paradigma di contenimento, paradigma di contenimento. È questo che viviamo, un paradigma esteso di contenimento, è questo che siamo, un paradigma di tassonomia, è un processo in vita di tassidermizzazione, di imbalsamazione, di inserimento dati. Siamo dei dati, siamo in un database, questa è la base da cui riflettere, ci siamo trasformati in dati, dati di fatto, dati di fatto. Allora, perché uso YouTube? Così. La uso come si usano... Non sono matto, sono Mattel. Come si usano le Barbie che ho comprato a chili di Barbie, perché mi sento come loro, una bambola in esposizione, sono le mie vere sorelle, trovo con loro contiguità. Mi sento in questo momento un prodotto, spero di Mattel, non assolutamente un prodotto artigianale, sono industriale, penso che quello che tutti gli altri pensano, mi vesto come tutti gli altri si vestono, sono una Barbie, questo è il camper della Barbie, sono un Mattel, non un matto, Barbie, un barbino, a me piacciono le barbine, i barbini, vi faccio vedere una Barbie che ho comprato da 200 euro, ma in realtà ne ho presi due e una è a casa di mia madre, a cui non piaceva ma ho voluto tenere, allora io ho comprato due Barbie, ora vi lascio solo in compagnia di un hat, di un cappello che vi copra e corro a prendere questa splendida Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world, I'm a Barbie girl in a Barbie world, come on Barbie, let's go Barbie, come on Barbie. Let's go Bobby, come on Bobby. Awa, awa. 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 Let's go Bobby, come on Bobby. Let's go Bobby, come on Bobby. Awa, awa. Ora arrivo, Guardi, questa è la sua splendida scatola. Let's go Bobby, come on Bobby. Awa, awa. Let's go Bobby, come on Bobby. Awa, awa. Splendido, un sogno di primavera. La mia componente così super, super califrauscicazzius. Alright. Guardi quel vestito verde acqua e sul sfondo fruxia. Oh, splendido. Mi sento così, una splendida Barbie in una scatola. Sono stato prodotto da Mattel. Sì, anche io faccio parte della reginetta del ballo. Mi sento molto reginetta del ballo, di questo gran ballo carcerario, di questa... Invece che università, di Bibbia, salutiamo la nostra amica, la nostra
amica dell'università di Rebibbia, questo è il gran ballo delle sughere. Al gran ballo delle sughere, queste sughere domestiche, questi già quando facevo teatro domiciliare avevo già capito, questi domiciliari, ma anzi cittadini, arrestamenti, è un arrestamento totale, un arrestamento. Questo carcere diffuso, queste sughere diffuse che stiamo vivendo, è il ballo delle sughere diffuse, sono la Barbie delle sughere diffuse. Allora Barbie, Barbie, Barbie girl, I'm a Barbie girl, I'm a Barbie boy. Guarda, arrivano le fetine della Disney. Oh, io mi sento molto Aurora, mi sento molto Bibidi Bobidi Boo. Era di Cenerentola, non era fatine di Aurora, scusa. Bibidi Bobidi Boo fa la magia che ti piace un po' tu. Bibidi Bobidi, ma questo è un drago cinese, non è Bibidi Bobidi, scusa. Om Bibidi Bobidi, Bibidi Bobidi, Bibidi Bobidi Boo. Magica Bula va, magica Padula va, vaga da sughero, sughero diffusa qua. Voglio fare la reginetta del ballo della sughera diffusa, un ballo a cui nessuno è invitato. Io invito me stesso, principessa e principe, al contempo, dentro questa sala del ballo, schermo di YouTube. Balliam. Ora vado a mettere un vestito di reginetto e torno. Un vestito di reginetto di ballo. Ne facciamo una serie. Una serie di vestiti di reginetto di ballo. Reginetto di ballo. Reginetto di ballo. Eccomi, super reginetto di ballo, con fondo rosso alle spalle, sono quasi una Barbie. Oh bibidi bobidi, oh bibidi bo, reginetto di ballo. No, questo non c'entra nulla. Reginetto di ballo. Reginetto di ballo! Reginetto di ballo! Dove stai andando? Non allo sballo! Reginetto di ballo! Reginetto di ballo! Reginetto di ballo! Con tutti a lettera punta! Reginetto di ballo! Reginetto di ballo! Reginetto di ballo! Sono sta splendida Barbie! Come on Barbie girl! In a Barbie world! Come on Barbie! Reginetto di sughero diffuso, a sughero diffuso, vestito di reginetto di ballo, vestito di reginetto di ballo, sono la reginetta di ballo di questo sughero diffuso, sono la reginetta di ballo. Sogni son desideri. Sono sempre più scuri, sono sempre più neri i desideri che assevano in fondo al cuore. E sogni sono desideri che vivono in fondo ai cuori, in fondo ai cuori. A sogni sono desideri, a sogni non sono più possibili sogni. Ha finito il mondo, anzi solo sogni sono possibili, solo sogni, ma la vita è sogno, un calderone, non mettiamo tutto nello stesso calderone, e richiama, oh baby, come on baby baby, non hai capito baby, perché non damo baby, mi faccio il video baby. Baby, 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 baby.
baby, baby. Sono baby Joplin, baby. Sono baby Joplin, baby. Sopra il fornello della stufa, baby. Sopra il fornello della stufa, baby. Vi cucino la testa, baby. Già abbastanza cotto, baby. Ora mi do fuoco, baby. Mi cucino testa, baby. Già la testa è cotta, baby. È abbastanza cotto, baby. Bobby baby, una matto il Bobby baby, una matto il Bobby baby, non è sugare diffuso baby, non è sugare diffuso baby, una matto il Bobby baby, non è sugare diffuso baby, una prigioniera baby, all'università è online baby, non è più possibile baby. Mia goliarda cara baby, ma io là in università baby, sono la prigione in presenza baby, no non è vero baby, questa è la prigione a distanza baby, tu sei chiuso quasi sempre baby, sei nella tua stanza baby, e anche YouTube è una stanza baby, la prigione a distanza baby, le sughere diffuse baby, sono una Barbie matto baby, nella sughere diffuse baby. Quanti lo capiscono, baby? C'è pieno di ghiotti intorno, baby. Non ho più voglia di sentirli, baby. Parlo solo dei vaccini, baby. Ma non sono vaccinati, baby. Ho la deficienza, baby. Sono completamente scemi, baby. Non ne posso più, baby. Forse se mi ammazzo, baby. Solo perché non sopporto gli altri, baby. Parlo solo dei vaccini, baby. Tu l'hai fatto, baby. Ma ancora sei se no, non ti sei ancora immunizzato, baby. Sei completamente scemo, baby. Non hai capito un cazzo, baby. Sono una Barbie battle, baby. In una cella delle sughere diffuse, baby. Alla Padula, baby. Ha padulizzato il mondo, baby. Uccello Padulo, baby. Ti vuole l'altezza del culo, baby. Come, baby. Ora devi andare vicino, baby. E se ne incazzo, baby. Batte contro il muro, baby. Le vuole stare di notte, sono no, che dorme, baby. Ma sia giovane, signora, baby. Ho le sughere diffuse, baby. Nessuno più dorme, baby. Cazzo, sono la moda, baby. Sono sempre alla moda, baby. Sono il più bello, baby. Sono il più intelligente, baby. Non c'è bisogno che lo lasciate voi, baby. Io mi amo tanto, baby. Non è vero un cazzo, baby. Io mi detesto molto, baby. Però sono bello, baby, baby. Sono molto vogue, baby. Forse sono l'unico ancora che compra vogue uomo, baby. Lo leggo solo io, baby. È così retro, baby. Non c'è scritto niente, baby. Sono le sughere diffuse, baby. Sono Barbie Mattel, baby. Non riesco a spengere, baby. È una dipendenza grave, baby. È la dipendenza del Covid, baby. Non riesco a spengere, baby. Cazzo, baby. Deve finire la batteria, baby. Non voglio stare solo in casa, baby. Io mi annoio a morte, 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 baby. Forse è divertente, baby. Questa situazione, baby. Dai, diciamola come la dice la Carmelo, baby. Che senso fare l'artista in assenza di dittatura, baby. Qualcuno si deve pure incazzare, baby. Ti vuoi sentire perseguitato, baby? Pure illusione, baby. Sei uno dei tanti mille, baby. Che stanno nella cella diffusa, baby. E ci stanno con paura, baby. Te chi stai con rabbia e noia, baby. Hai solo paura della solitudine, baby. Ma sei sempre stato solo, baby. Sempre solo, solo, baby.
Non mi ha avuto amici, baby. E nei genitori, baby. Non hai avuto nessuno, baby. Tutti hanno solo se stessi, baby. E qualcuno ha sfortunato e nemmeno se stesso, baby. Non mi ha amato mai nessuno, baby. Non mi amo affatto, baby. Sono Barbie Mattel, baby. Che mi produca la Mattel, baby. Una bella Barbie, baby, gender fluid col buzzo grasso, baby. E questi occhiali e questo cappello, baby. Immaginati cazzo come ci starei bene in una scatola di prodotto di plastica, baby. Con questo fisico disgendo, baby. Che la Mattel mi produca cazzo, baby. Facciano qualcosa di buono ancora a loro, baby. Che muovano il culo, baby. Perché non la reginetta del ballo sono io, baby. Come sono Vogue, baby. E mi piacciono ste foto, baby. Sono bravo a fare le riprese, baby. Questo mi gratifica, baby. Non riesco a spengere computer e tablet, baby, baby, baby. La signora del piano di sotto, baby. Sono così stanco, baby. La stanchezza ti fa bella, baby. La stanchezza ti fa bello, baby. Nelle carceri diffuse, baby. Nelle super diffuse, baby. Non si può dormire, baby. Puoi usare YouTube, baby. Altro carcere su carcere, metà carcere, baby. Altro Cristo carcerario, baby. Na 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 baby, sono una Barbie Mattel, baby. Sono una Mattel Barbie, baby. Una Barbie calva, baby. Una Barbie calva, baby. Una ragioniere barba, baby. Sono ragioniere fantozzi, baby. Ragioniere fantozzi, baby. Non sono affatto pacifista, baby. Ho una pancia enorme, baby. Una gravidanza isterica, baby. Delle donne in video solo che possano fare figli, baby. L'unica cosa che farei se fossi donna è fare figli, baby. Ma non lo so, né per questo che lo dico, baby. Noi non possiamo nemmeno scegliere di non farli, baby. Questa possibilità non ce l'abbiamo. Io mi vorrei transare, baby. Se questo comportasse poter partorire, baby. Sono le regioni al fantozzi, baby. Forse è troppo alto, baby. Sono le regioni rossi, baby. Sono solo ragioniere, baby. Sono un grasso ragioniere, baby. Un grasso ragioniere, baby. Cazzo, sono un grasso ragioniere, baby. Sono ragioniere, baby. Sono ragioniere, baby. Dall'occhio all'orecchio, McLuhan, baby. Dall'orecchio all'occhio, baby. Sono un grande genio, baby. Sono un genio, baby. Mi dispiace tanto, baby. Sono così piccolo. Fragile, du bi du bi du, sci di bi di da, bi di bi di da, bi di da, tu sei piccolo, fragile, ma c'è qualche cosa di me che dall'occhio all'orecchio mi dice che tutto lo stesso medium è un massaggio. Tu sei piccolo, baby fragile, only you, solo tu, solo tu, hai preso un granchio perché sei stanchio, hai un gran Dio, un granchio.
Io granchio, io granchio, tu granchi, e li granchia, noi granchiamo, voi granchiate, essi granchiano, io cancro, tu cancri, e di cancro, la notte il canto cancro, se non sto attento fai viene un cancro, e io mi cancrerò, voglio cancrare, molto facile risolvere, con la malattia come ha fatto mio padre, quando non sai cosa fare, muori, se non sai cosa fare, puoi morire, se non sai cosa dire, puoi morire, se lo vuoi dire, ma non ce lo fai a dirlo, puoi morire, se vuoi morire, basta annoiarti, se ti vuoi annoiare, se non sai annoiare, se non sai resistere alla noia, puoi morire, 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 soluzione, morire d'amore, morire di noia, morire per scappare, la grande fuga, the big fuga, la morte come fuga da ciò che non si sopporta, da ciò che non ci piace. Ecco, è giunta la mia ora, è l'ora di partire, mi annoio da morire, non sopporto quest'intorno, quando l'intorno è insopportabile. Io decido di morire quando l'intorno è insopportabile, è una noia che ti assale, è un silenzio assabissale. Puoi morire, dolce morire, ma è un naufragare in questo male. È dolce sempre, ma è navigare con questo tablet in questo male. Male, male d'amore, come puoi pensare nelle notti insonni che non sei un signore? Signori, signori, la mia velleità d'essere un genio, ignoratela, perché io da me solo la sostengo con un ponteggio fatto di video YouTube, che sono queste related della carcere diffusa delle sughere, della carcere diffusa mondiale della Google, della YouTube, un carcere mondiale, youtubizzante, youtubizzato. Sono un ragioniere, sono ragionante, continuamente ragionato, continuamente pensante, mai abbandonato. Non so cosa sia l'abbandono, sono sempre stato abbandonato. Non mi sono mai lasciato andare, m'hanno lasciato molte volte, ma io sempre mi sono tenuto e non mi sono mai smarrito. Dentro il bosco non lo conosco. E qualcuno, mentre mi sono smarrito, di me ha abusato intrappolandomi in una sua cerebrale macchina e spesso metteva dentro della mia gabbia suo naso e chiedeami, fammi sentire il dito, ecco ora è ingrassato, è il momento di mangiarti, sei pronto per the last solution, ora sei pronto per essere mangiato, ma perché non mi sono lasciato divorare? Avrei potuto sfuggire a questo scempio perché sono maniaco e quando voglio morire lo faccio in autonomia, non dentro un progetto altrui, sia ben chiaro, sono della mattina. Sono di una fabbrica gigante, appartengo alla fabbrica delle bambole fabbricate in serie, quindi è difficile che io finisca in un progetto individuale trasformato in un orsetto o in un Ken folletto. Sono una Barbie e anche se mi ustioni, Barbie resto, oggetto industriale inattaccabile da un progetto umano individuale di distruzione. Anche se mi dai fuoco, rimango Mattel, Mattel, quindi auto etero, prodotto homo, prodotto trans, prodotto ultra agenda, ultra intelligente, dall'occhio all'orecchio.
Percorro parecchio su e giù questa strada, di mi fido di più dell'orecchio che dell'occhio, mi fido più delle narici che dell'orecchio, mi fido più del palato e del gusto, ed infatti su questi hanno insistito i più attendibili sensi, il tatto, ma soprattutto l'olfatto e il gusto, i più veridici, perché è il gusto che ti fa sentire se un cibo avvelenato, questi ha minato, così somministrazione continua di veleni e senza aver alcun disgusto, perché il gusto è partito insieme all'olfatto e quindi olezzo, olezzo terribile di morte, di cadavere, ma rispetto al quale non è possibile avvertire. Partire perché disinnestati i recettori originali e quindi sono una Barbie Mattel, ma io già lo ero prima che mi disinnestassero, ero già disinnestata completamente su ogni fronte affettivo, emotivo, rigida, falsamente presa, falsamente tutto, sono una Barbie Mattel senza niente dentro, senza niente dentro, ero già senza gusto, ero già senza olfatto, ero già senza emozioni, vedevo e ragionavo. Ero così, così, sempre ragionante, sempre industrialmente ragionante, su moduli, modelli di base, di fondo convenzionali. È per questo che sto dentro a YouTube. Mi sento come quella Barbie regionetta nella sua scatola. Sono nella scatola giusta, nel giusto contenitore, nel carcere che sempre mi sono auto-eteroprodotto. Mi riconosco carcerato, carcerato diffuso. Teatri domiciliari, quanti ne ho fatti? Adesso me li impongono. Ma io già me l'ero scelti, ora quando mi si impongono mi verrebbe voglia di uscirne. Ma che fatica, ma che fatica, ma che fatica vivere, 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 vivere adesso. Ma come hai fatto, come hai fatto, come hai fatto Giuliano a farti innamorare di te stesso? Ma ci sei riuscito, ci stai provando, non ci sei ancora riuscito, si vede, si vede, si vede. Questo video è infinito, è una noia. Mi dispiace per chi lo vedrà, mi dispiace molto per chi perderà il suo tempo vedendolo, ma io non sto pensando a voi. Questa è una televisione che non tiene conto dell'audience, perché l'unico udiente sono io mentre la faccio, mentre mi osservo. È uno specchio che ti dà l'illusione della permanenza dell'immagine, quindi è più gratificante, perché sai che potrei rivederti in questo momento, riafferrare. Hai imprigionato anche il tempo, sei una prigione totale, è una prigione anche dello scorrimento, altro che impermanenza. Qui si lavora contro l'impermanenza. Ciò che era impermanente è diventato straordinariamente permanente, non c'è niente di fragile. Queste sono come statue di marmo, di una pesantezza totale. Hanno trasformato ciò che era transeunte, ciò che era effimero, un pensiero che era vagabondo, in una cosa statica, incasellata, in un cimitero. Questo è un cimitero di pensieri, di idee a cui sono affise fotografie che sono le stesse immagini in movimento, ma che di mobile non hanno niente al fondo, sono numeri, come ho già detto, 01 e 10. Quindi lasciatemi su questo mio monumento funebre. Queste, tutte queste YouTube, queste femminili YouTube, sono nient'altro che monumenti funebri a me stesso. Eccomi in preda a un monumento funebre di me stesso, nella mia Père-Lachaise virtualmente accanto a tutti i grandi, il più grande di tutti i grandi. E questa è l'illusione che ci concede la visione di se stessi, l'annegamento narcisistico, l'annegamento, il dimenticamento di sé, di dove ci si trova, perché in fondo in preda alla costruzione della propria tomba di Giulio II, io sono il Mosè, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? Un martello, e datemi un martello, e datemi un martello, e datemi un martello, me lo darò su un pollice, me lo spaccherò e urlerò e urlerò e urlerò. Quindi sarò più avanti del Mosè, molto più avanti, perché urlerò e sarò però poi fisso, fissato perennemente come lui, perennemente in questa cappella. In questa cappella, io sono l'artista che può fare il monumento funebre a se stesso, non a un committente. C'è un metacommittente gigante che è il committente dei committenti, il produttore di canali, il produttore di loculi. E questi loculi, per questi loculi possiamo fare monumenti funebri. Ecco, sono monumenti funebri dei loculi, falce, falce, falcidiati dalla morte. Ecco, falce e mantello, falce e mantello.
Datemi un mantello, che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va. No, lo voglio dividere come San Martino, un mantellino diviso in due. Condividiamo, condividiamo ancora. E datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va, a chi non mi va. Datemi un martello, lo pneumatico, spaccarsi il cervello a martellate sembrerebbe una cosa così transeunte, orribile, ma una volta ripresa sarebbe nella convenzionalità della statuaria. Ecco, mi occupo di statuaria, sto facendo i monumenti funebri a me stesso, mi do un colpo sull'alluce d'urlo, io Michelangelo e al contempo Mosè e al contempo Giulio II. Ecco, è l'incunabulo cronosinclastico di Vonnegut questo, perché io in questo modo sono la statua, cioè il Mosè, ma anche Michelangelo, il suo autore, e anche l'oggetto, cioè il soggetto, e anche colui al quale il monumento è dedicato, cioè il Papa Giulio II, tutti concentrati in un'unica persona, quello martellato, martellante e morto. Che chic, questa fusione che ti permette questo tubo, così tu scolpisci. Sei autore, sei scolpito, sei statua, sei anche il morto per il quale stai costruendo il monumento funebre. Ma che genio sono, vedi queste riflessioni? O fa male se, o fa male poi no se queste riflessioni fa tanto la ganza, e fa tanto il ganzo, fa il ganzi, o fatemele voi, eh? E vado sul motorino con la rosa, io sono della rosa, e vado col motorino su una rosa, sono della rosa, e sgomo, e posso sgomare, poi mi smoccolo, e datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa, e datemi un mantello. Un cilindro per cappello e sul candido gilet un papillon, ecco il cadavere che scorre lungo il fiume, il barcarolo va controcorrente, che cultura museale, c'è da lui che scorre nel fiume al barcarolo e ce l'hai annegata, ma so tutto. Sono un pozzo d'erudizione, anche la canzone popolare. Oh, era un carico di frutti, eravamo alla stazione, ma quanto stavate brutti. Sud, sud, si moro su, sud, sud, si moro su, falce. Falce in calce, l'ho sciolto scritto in calce, ecco, qui come sempre scrive in calce, scrive in calce, e fatica ma fatica, sud, datemi un mantello, e datemi un martello, lo metterò nel mantello, insieme alla falce per riporlo, bandiera rossa, bandiera rossa. Bandiera rosa, bandiera rosa alla riscosa, bandiera rosa, la trionferà, evviva il consumismo e l'illibertà, il consumismo online, amazzonica, bandiera rosa, la trionferà. Ferà, trionfato abbastanza, bandiera rosa, l'ha trionfato già, bandiera rosa, l'ha trionfato già, evviva il consumismo e l'illibertà amazonica della vendita a distanza e l'illibertà. Bandiera erosa, è finita, sai. Una rosa è una rosa è una rosa, Gertrude Stein ancora. Bandiera viola, donne speriamo in voi, levateci il diritto, lasciateci il rovescio, un rovescio di insulti su di noi, su di me. Su di me, non mi sudi più, non esce da te più nulla di me, non esce più nulla di me, bandiera
Diera rosa, ex rossa, la trionferà, bandiera bianca, siamo arresi, noi ci fermerà. Bandiera rosa, il consumismo, a distanza la vendita online, ha trionfato ormai, capitalismo digitale, quello che vivrai. E datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Che cosa ne vuoi fare? Ci voglio spaccare una noce che sembra un cervello. Datemi il griglio, lo voglio mangiare. Sono un mangiatore di grigli. Uccido alberi di quercia in nuce. In noce, in nuce, pulimento del pavimento, del tavolino. E datemi un martello che lo regalo a Thor. E datemi un torello. Eccovi di Thor. Voleva il suo mantello. Ormai di martello i bambini ci martello dicono Thor. Thor. Ritorna. Ritorna. Nerai, lo so, ritornerai e non saprò dirti e troverai come tutto è cambiato. Non sono restato lì stesso di sempre. Scendi dal filibus, scendi dall'autobus, scendi, ascendi, non scendi più. E date a Thor il suo martello, mentre il martello datelo a me. Ho sempre, sempre aspirato ad un mantello fatto di lenzuola o di tende. Era il mio gioco prediletto, il gioco d'elezione, mantellizzarmi e saltar di sedia in sedia, rifacendo la pubblicità della Perugina che faceva sciappa da da. Sha-pa-da-da, da-da-da, sha-pa-da-da, sha-pa. E poi bidi-baudi, bu-bu-bu-bu-bu, bidi-baudi, be-bo-bo-bo-bo, bidi-baudi, bu-bu-bu-bu-bu, bidi-baudi, bu-bidi-baudi, bu-ba-ba-ba, bidi-baudi, bu-ba-ba-ba, o bidi-baudi, bu, o bidi-baudi, bu, o bidi-baudi, bu-ba-ba-ba, bidi-baudi, bu, o bidi-baudi, bu, o bidi-baudi, bu, o bidi-baudi, bu. Ecco, le materassi ci faccio bidi-baudi, bu-bu-bu-bu, bidi-baudi, bu-bu-bu-bu, bidi-baudi, bu-bu-bu-bu, bidi-baudi, bu. Come sono nativo televisivo pubblicitario, bidi-baudi, bu, o bidi-baudi, bu, ba-ba-ba, o bidi-baudi, bu, ba-ba-ba, bidi-baudi, bu. Oh, bidi baudi bu. Guarda che si faccio vedere sul mio letto di cristallo. Bidi baudi bu. Oh, bidi baudi bu. Ba ba ba. Oh, bidi baudi bu. Ecco, bidi baudi. Una rivoluzione anche non dormire, completamente convergente su pubblicità. Bidi baudi bu. Oh, bidi baudi bu. Ba ba ba. Oh, bidi baudi bu. Bidi baudi bu. Ba ba ba. Oh, bidi baudi bu. Bidi baudi bu, bidi baudi bu, bidi baudi bu, bu 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 bu, bidi baudi bu, bu 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 bu, bidi baudi bu, bu 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 bu, bidi baudi 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 bu. Ma ora m'ammazza, bidi bu, rivoluzione contenuta dalla pubblicità. Io non dormo per fare una pubblicità degli anni 70. È la dannazione del nativo televisivo.